Quando parliamo di questa legge, parliamo di una legge che io definisco imbarazzante. Non voglio entrare ancora nello specifico di questa legge, però, e qui torniamo un po' alle origini, se mi consentite, alla fine del 1800 la Corte dei Conti parlava di proficuità della spesa, per dire cosa significa la cultura. Scusa. Meno vicino. Cosa significa una cultura della pubblica amministrazione? Questo principio è stato ripreso da tutta una serie di leggi, la legge 29 Bassanini, la 286, la legge 15, la 150, la 196, eccetera, eccetera. Tutte queste leggi hanno sempre parlato di performance della pubblica amministrazione, di efficienza, efficacia, economicità ed etica. In realtà qui non si tratta tanto di una nuova legge, ma si tratta di far capire, di rendere accessibile ai cittadini, ai cosiddetti stakeholders, tutte quelle notizie che formano la coscienza, che fanno del cittadino un utente, tra virgolette, multidimensionale. Che significa? Significa che questo cittadino, tenuto sempre all'oscuro, e questo lei ne parlava prima sui siti web, per esempio, che non sono assolutamente chiari, creare una coscienza di partecipazione al controllo della spesa. E in realtà questo non avviene. Quindi noi possiamo parlare di queste leggi in un modo come faceva lei, consigliere. Lei ha fatto un'interpretazione della legge perfetta, cioè nella teoria generale astratta è perfetta, però nel caso concreto, e lo dico da addetti ai lavori, secondo me non funziona, o funziona molto male. Grazie. Quando si affrontano questioni giuridiche il metodo è fondamentale. Io ho fatto una premessa metodologica. Ho detto che non avrei parlato di repressione della corruzione. E confermo la premessa. L'incontro era sulla prevenzione della corruzione. Ho detto che questa fiducia nella capacità repressiva della sanzione penale personalmente non ce l'ho. Ma soprattutto a livello proprio di opzione metodologica, io vorrei che funzionasse la prevenzione. Io quindi mi sono posto nei confronti di questa legge, tutto è perfettibile, tutto. Io la perfezione non credo che sia di questo mondo. Se ho dato l'impressione di dare un giudizio positivo di questa legge, nel senso solo positivo, è un'impressione sbagliata. Io ho voluto dire che questa legge è una sfida culturale. Ma la premessa di questa sfida culturale è smettere di parlare solo di repressione. L'idea era che oggi si parlasse di prevenzione. Si parla molto di repressione, ma ripeto, il tema non è un tema che stimola la mia personale fantasia. Sono pieni i libri di diritto penale su quelle che dovrebbero essere le opzioni, le scelte repressive. Io personalmente ritengo che occorra iniziare a pensare alla prevenzione. Ho semplicemente detto che ho colto in questa legge degli aspetti positivi e siccome da sempre nella mia vita sono abituato a cercare il buono nelle cose, ho cercato il buono in questa legge. Non ho parlato ad esempio della tecnica normativa, delle difficoltà di interpretazione che questa norma pone, che questa legge pone all'interprete, per il fatto di essere composta da un numero infinito di commi nei quali sono giustapposte le materie più disparate. Ho cercato di essere costruttivo, di cogliere l'aspetto positivo di questa legge e intendo continuare a ragionare in questi termini. Poi, se questa legge verrà migliorata, se verranno colti alcuni spunti che io ho cercato di lanciare, che sono gli spunti innanzitutto che attengono alla volontà di dare attuazione, credere. Criticare le leggi è uno degli sport nei quali gli italiani sono maestri, un po' come quando si commentano le partite di calcio. Ognuno è allenatore della squadra, ognuno avrebbe fatto scelte diverse. Io ho cercato di dare dei piccoli segnali, investire un po' in questo settore, cercare di perfezionare questa legge, renderla più comprensibile, ma soprattutto valorizzare, e riprendo quindi il tema da cui sono partito, la prevenzione.
Poi in altre sedi, con soggetti che sicuramente sono più competenti del sottoscritto, si potrà parlare anche di repressione. Ma il mio messaggio era molto più, come dire, semplice. Proviamo a parlare anche di prevenzione. Grazie. Grazie, credo che abbiamo forse spazio per due o tre domande. Ne abbiamo già due, tre, quattro. Magari cercate per favore di essere sintetici. E la prima era, prego. Allora, salve a tutti. Io più che una domanda volevo sollevare la preoccupazione di una cittadina che vede, diciamo, attraverso questa legge una numerosità di responsabili che avremo a livello istituzionale, quindi nei ministeri, quindi una numerosità che, come prima dicevi, insomma, è abbastanza ampia, e quindi un'onerosità maggiore. No, e quindi diciamo, si potrebbe auspicare di utilizzare risorse interne alla pubblica amministrazione piuttosto che utilizzare risorse aggiuntive, e questo sarebbe auspicabile, però non so quali sono le caratteristiche che deve avere il responsabile, quindi in quel caso bisognerebbe vedere la figura, che tipo di ente, chi dovrà avere questa funzione. E quindi questo è un primo aspetto che mi preoccupa, perché proprio perché stiamo, no, nella fase di risorse che non sappiamo proprio da dove prenderle, magari già risparmiare utilizzando risorse interne alla PA, che ce ne sono, sarebbe auspicabile. Poi una seconda, vabbè, voglio ringraziare Davide, perché questo suo intervento mi sta facendo proprio sentire orgogliosa, insomma, di questo movimento, e dobbiamo dire che io sinceramente vedere quanto ci stiamo dando da fare per la nostra società, sono molto soddisfatta, e soprattutto secondo me, come lei prima diceva, volontà. Cioè la volontà politica di voler fare determinate scelte, perché secondo me nel momento in cui noi che entriamo nelle istituzioni e abbiamo questa volontà del cambiamento, abbiamo svoltato, perché non ci fermerà più nessuno da questo punto di vista. Quindi mi auguro che, insomma, andiamo forti così. Quindi era solo un... Grazie. Questo, volevo un chiarimento in merito al rischio di burocratizzazione che lei intendeva, o meglio, nella sua esposizione io vedevo un'analogia con l'apparato normativo che riguarda la sicurezza e genere del lavoro. Anche lì c'era un responsabile, una valutazione del rischio, un'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, però poi in alcuni casi si trovava la norma girata, perché nella forma era ottemperata, però di fatto era disattesa. Faccio un esempio: dirigente scolastico di una scuola che a tutti gli effetti è un datore di lavoro, quindi ha delle responsabilità verso i docenti, i non docenti, anche gli studenti quando si hanno certe situazioni, laboratorio e altro genere. Individuazione di un rischio, che magari è un rischio strutturale, un pericolo dovuto al fabbricato. E allora in quel caso alla fine il dirigente risultava aver ottemperato alla sua funzione quando segnalava. Poi i soldi per sistemare la situazione non c'erano, quindi il dirigente era fatto salvo, però di fatto la norma era disattesa e chi ci rimetteva era la cittadinanza, perché si continuava ad avere il rischio presente. Quindi è questo il rischio di burocratizzazione? Grazie. Se mi chiedessero di fare la mappatura del rischio di questa legge, quindi di stabilire qual è il rischio più grande, il rischio è esattamente questo. Quindi lei ha, evidentemente, forte di un'esperienza personale, ha colto quello che è il rischio. Quindi è per questo che io, diciamo, sto in questo periodo, sto parlando molto di questa legge. Veramente, io adesso parlo veramente non da studioso del diritto amministrativo, ma da cittadino. Io vorrei che questa legge funzionasse, ma mi rendo conto che il rischio è che questa legge produca solo carta, come spesso accade. E quindi è un po' questa la sfida, cioè far sì che si cerchi di perseguire gli obiettivi, che non siano soltanto quello di essere a posto con le scadenze, no? Con la predisposizione
io qualche spunto l'ho lanciato, cioè un piano che ad esempio mi dice tutta l'attività è a rischio, vuol dire che non c'è stata un'attività di mappatura del rischio, solo una graduazione del rischio sta ad indicare che è stato svolto proprio questa analisi dell'organizzazione. Ma mi consenta, forse qui, rispetto al problema che lei ha posto, la burocratizzazione è meno giustificabile che in altri settori. Mettere in sicurezza un edificio talvolta richiede risorse cospicue. Qui si tratta fondamentalmente di studiare l'organizzazione, di vigilare. A me non sembra che sia necessario questo sforzo economico. Forse andranno fatti degli sforzi economici in termini, ad esempio, di formazione per consentire la rotazione. Io ho semplicemente cercato di dire che non si improvvisa un responsabile unico del procedimento in materia d'appalti dalla sera alla mattina. Questo ho cercato di dire. Non si può conferire una responsabilità anche personale, com'è quella appunto di un RUP, senza che il soggetto abbia la professionalità necessaria. Quando parlo di cercare risorse, vorrei anche tranquillizzare l'autrice del precedente intervento, al momento il rischio non c'è. Per l'attuazione di questa legge non sono state stanziate nuove risorse. Vorrei che da questo punto di vista vi fosse la massima serenità, insomma. E un po' questo però mi preoccupa, quello che voglio dire. Cioè, non credo che nelle pieghe del bilancio dello Stato non si riesca a trovare un po' di risorse da utilizzare in modo mirato per un obiettivo così nobile. Non sto dicendo nuove risorse, magari togliamole da qualche parte e destiniamole a questo fine. Io molto sommessamente questo ho voluto dire. Io non credo nei grandi programmi, non credo nei... Secondo me bisogna iniziare concretamente, ma soprattutto credendo in questa legge. Se partiamo dal presupposto che questa legge non va bene, e quindi bisogna farne un'altra, quando ne sarà fatta un'altra, qualcun altro dirà che anche quella legge non va bene. E allora se ne farà un'altra. Perché il dramma del nostro paese è questo: si è sempre pensato di risolvere i problemi con le leggi, ma non ho mai visto sfamare nessuno con le leggi, insomma. Cioè, voglio dire, proviamo già a vedere ciò che c'è di buono in questa legge. Credo che chi ha colto meglio di ogni altri il mio invito è chi mi siede accanto, che ha fatto notare come questa legge prevede dei termini. Ripeto, saranno anche ordinatori. Ma diamogli attuazione a questa legge. Se ci sono dei termini, anche solo il rispetto. Ma come? Imponiamo all'amministrazione il monitoraggio dei tempi dei procedimenti. E non era forse un procedimento procedere a queste nomine, procedere all'approvazione del piano? Ma può essere mai che il monitoraggio dei tempi dei procedimenti dia come risultato che il primo termine che è stato sforato è proprio quello per la nomina del responsabile per l'approvazione del piano? Io preferisco volare in modo molto più basso, vedete, non ho grandi ambizioni, però quando c'è una legge, dico che cominciamo a vedere questa legge com'è, se c'è qualcosa di buono, come è stato detto, se non viene attuata, perché non viene attuata, quali sono le difficoltà? Credo che una delle difficoltà sia per esempio la tecnica normativa. Allora, ecco, questa è la sede corretta per dire che l'attività legislativa si deve porre anche, cioè chi opera nel settore della formazione delle leggi, si deve porre anche il problema di produrre dei testi normativi che diano indicazioni chiare a chi li riceve. Tutto qui. Grazie. Ok, facciamo veramente le ultime quattro perché tra un po' dobbiamo chiudere la sala. Allora c'era il signore sì. Poi. Allora, brevemente volevo innanzitutto associarmi, probabilmente facciamo lo stesso lavoro, probabilmente questa legge ricalca esattamente quasi quasi lo schema della legge sulla sicurezza sul lavoro, per cui avendo un'esperienza diretta nelle amministrazioni pubbliche, io francamente già vedere la data di emanazione mi fa rendere chiaro l'inutilità totale di questa legge, per cui io sono assolutamente pessimista sulla legge. Fosse stata fatta quest'anno, forse qualche elemento positivo ce l'avrei trovato. Invece, secondo me, come dice lei, questa sarà tutta una bella mole di carta
che non avrà alcun fine. Ho detto che io spero l'esatto contrario. Ah, beh, lo so, no, no, nel senso che lei ha intravisto questo pericolo, io glielo penso che sia proprio confermabile questo pericolo. E niente, secondo me io individuo essenzialmente, perché la corruzione principalmente sta negli appalti. Negli appalti, secondo me, è un settore a rischio, non è un settore di quelli, diciamo, maggiormente a rischio, anche perché le normative europee vengono spesso non considerate. Ma la perché legge lo ha considerato un settore a rischio. Difatti, vengono spezzettati gli appalti, quindi in barba a tutte le norme europee. Fra l'altro, io ho avuto modo di vedere addirittura delle ditte rumene che cominciano a lavorare nell'amministrazione pubblica. Io un sospetto lì ce l'avrei tranquillamente. Dopodiché, secondo me andrebbe coinvolta la magistratura direttamente in questi processi, per cui secondo me anche a sorteggio o imporre all'amministrazione pubblica, questo è un suggerimento che vi faccio anche a Davide per la Regione Lazio, imporre anche a sorteggio la trasmissione della documentazione di appalti pubblici, che poi siano di servizi o di lavori, direttamente al vaglio di un organo della magistratura che magari si sia... Ecco, per esempio la magistratura già è oberata, quindi... Quale abbiamo tante magistrature. No, dico la magistratura ordinaria, quella che si occupa dei reati penali, ovviamente. Mi consenta questa visione panpenalistica in questo lo so, paese. Però... Mi rendo conto... Io sono realista, cioè nel senso io vedo quotidianamente quello che avviene nell'amministrazione pubblica. Io penso che se non ci intervengono i magistrati non si riesce mai a trovare un... Sì, no, praticamente io alla fine, e ti faccio una sollecitazione, proprio di prevedere una trasmissione a sorteggio di tutto il carteggio degli appalti alla magistratura, che poi si possa organizzare in qualunque modo, chiaramente va investito e quindi lì subentra il nazionale, quindi investire nella magistratura è la cosa fondamentale. Imporre all'amministrazione pubblica la trasmissione degli atti anche a sorteggio, sempre appunto a una magistratura che abbia idonei mezzi e uomini per poterlo fare, perché la corruzione, se la stiamo a combattere con le leggi che loro stessi si sono fatti, stiamo belli che freschi. Insomma, io questo sono realista. Cioè io l'ho vista di tutti i colori questi anni, quindi grazie. Ci vogliono più magistrati in Italia, basta. Saluto. C'era il signore là in alto. Io vorrei dire una cosa sulla 231, se è possibile. Sì, ma io sono 4. Una cosa velocissima sulla 231, cioè 4. Sull'antiriciclaggio. C'era il consigliere che parlava sull'antiriciclaggio. Allora, vorrei capire bene se c'è una determinazione nella legge sul titolare effettivo. Nel senso che ci sono delle scatole cinesi che non permettono poi alla fine di individuarlo il titolare effettivo. E quindi passa da una parte all'altra per poi arrivare a un antiriciclaggio completo. Grazie. Raccogliamo tutte le domande. Sì, allora, raccogliamo tutte le domande e poi rispondiamo in maniera complessiva. Prego. Allora, io lavoro nella pubblica amministrazione, chi mi conosce lo sa. Non voglio fare lo sport che il consigliere aveva accennato prima, cioè quello di parlare male delle leggi, assolutamente, anzi vorrei difendere le leggi, vorrei difendere la pubblica amministrazione proprio perché ci lavoro. Però lavorandoci mi rendo anche conto che un problema non è tanto nel cercare il pelo nell'uovo nella legge, ma nel accorgersi che a volte queste leggi, e non mi riferisco in particolare a questa, ma così come anche a tante altre situazioni, sono state pensate forse in maniera un po' scollata dalla realizzazione pratica. Se oggi la pubblica amministrazione è sottoposta a tagli molto pesanti, come si può pretendere, e lei stesso ha fatto più volte questa considerazione, che questa pubblica amministrazione si possa dotare di strumenti, personale, risorse e quant'altro per poter fronteggiare le emergenze e le necessità che derivano dall'applicazione di una legge pensata bene, ma pur sempre pesante da applicare e quindi al rischio di insostenibilità applicativa da parte della pubblica amministrazione. È come dire ad un atleta: ti faccio mangiare un foglia di insalata al giorno e mezzo bicchiere d'acqua e mi devi fare il primato dei 100 metri. Non è pensabile, non è possibile. Altra questione, e qui mi allaccio a situazioni analoghe,
così come per le varie leggi che riguardano il responsabile unico del procedimento o il responsabile della sicurezza, io sono un ingegnere, quindi sono temi abbastanza cari alla mia attività, lì si sono individuate delle responsabilità molto pesanti per delle figure che quindi devono essere ricoperte da persone veramente con una preparazione specifica. E come si può pretendere che in poco tempo ci si possa dotare queste e quindi dare queste nomine che, giustamente è stato sottolineato, non sono state ancora date? Grazie. Ok, veramente sintetici, ultime domande, poi facciamo la chiusura. C'è la signora qui, poi lei, poi lui e poi un altro lì. Quattro, poi basta. Grazie. Si sente? Ecco, una domanda invece facendo un passo indietro relativa al decreto sulla trasparenza. Come voi sapete, il movimento punta tutto sulla trasparenza. Allora io mi chiedo, considerando l'assenza di risorse, considerando che il decreto impone l'adozione di schemi particolari da implementare nei siti per poter pubblicare gli atti, allora se noi non abbiamo risorse per implementare i siti istituzionali dove pubblicare gli atti, questo significa che di fatto ci tagliano le gambe? Arianna Colini per il municipio 13. Volevo fare solo una considerazione, io di leggi non ne so nulla, apprezzo molto la spiegazione che è stata data perché è molto chiara, però penso che occorra nel nostro paese un rinnovamento culturale proprio delle persone che deve passare per le famiglie, per le scuole e per noi cittadini, perché sono convinta che delle persone presenti qua e di tutte le persone che aderiscono al Movimento Nazionale nessuno di noi sarebbe capace di rubare un euro alla cosa pubblica. Grazie. Sì, grazie Davide. Buonasera Alessio, vi ringrazio anche se i cittadini sono andati via, ma questo io vi tratterrei fino a domani per farvi qualche domanda. Dietro di voi avete due bandiere in merito a quello di cui avete parlato. L'Europa è tra queste, come si comporta e che cosa sta facendo adesso per... L'Europa? Sì. Qual è il suo ruolo in questo momento riguardo questa legge, perché non ci controllano o mettono sanzioni o obblighi ulteriori? Ok, grazie. Perfetto, grazie. L'ultimo? Sì, buonasera. Brevissimo. Ho sentito parlare finora di norme, di sanzioni, reati. Reati sulla pubblica amministrazione, quindi prevenzione. Non ho sentito parlare però di qualità. Allora io vorrei vedere un futuro dove non ci siano, dove non parliamo più di sanzioni, di reati, di queste cose, ma di un percorso virtuoso di qualità, e quindi applichiamo le ISO 9000 e la ISO 17020 su tutta l'amministrazione. Grazie. Perfetto. Sì. Molto, molto succintamente, per quanto mi riguarda, volevo chiarire che la 231 non è solo quella del 2001 sulla prevenzione dei reati da parte delle persone giuridiche. C'è la 231 del 2007 che riguarda l'antiriciclaggio, ma si tratta di disposizioni che, pur avendo lo stesso numero, non attengono alla stessa cosa. C'è anche la 231 del 2002, per la verità, sui crediti della pubblica amministrazione, ma insomma è un numero particolarmente fortunato, ma a parte l'identità di numero del decreto legislativo non ci sono, diciamo così, delle situazioni di contatto. Evidentemente parliamo in ogni caso di fattispecie illecite, lì delle società, lì per quanto riguarda il riciclaggio, ma evidentemente operano su campi diversi. Per il tema dell'Europa relativo alla 231, ma la 231 del 2001 origina dal diritto comunitario, cioè è stata l'Europa per prima a porre a livello normativo a favore degli Stati membri la necessità di una disciplina nazionale che recepisse le disposizioni comunitarie ai fini dell'adozione di un decreto legislativo, di una legge ordinaria che potesse consentire alle imprese di dotarsi di questi modelli e evidentemente che prevedesse la responsabilità delle persone giuridiche per le condotte dei sottoposti o degli apicali compiute nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Poi per quanto riguarda il monitoraggio, beh, questo è un altro discorso, ma diciamo che evidentemente sul piano della verifica dell'attuazione delle leggi statali, qui il tema è evidentemente nazionale. Semmai un problema si può porre in termini di monitoraggio comunitario per la corretta trasposizione di direttive, per l'applicazione dei regolamenti comunitari. Evidentemente siamo in un ambito un po' diverso, però il tema chiaramente è sentito a livello comunitario, ci mancherebbe altro. Ma non è, ecco, non è che la Commissione europea viene in Italia e sanziona il nostro paese perché magari non ha una legge abbastanza efficace contro la corruzione. Poi in queste cose è il problema, a mio avviso, no? Che noi dobbiamo riportare il tutto allo spirito del Movimento 5 Stelle, che è uno spirito, a mio avviso, completamente diverso dall'interpretazione di leggi che hanno distrutto questo paese. Perché il fiscal compact, l'Europa è stata così rigorosa nel farlo introdurre in Costituzione senza addirittura fare un referendum, e la legge anticorruzione, una legge che chi legge la Convenzione di Strasburgo, che è quella recepita dall'ONU e che va in una direzione completamente opposta, va verso la dirittura morale, etica, e parla di efficienza, efficacia, economicità e di solidarietà nei confronti della gente, perché soltanto stroncando la corruzione noi possiamo raggiungere questi obiettivi. Invece qui si parla di questa legge come una panacea. Non è vero, la legge 190 addirittura ammorbidisce reati contro la pubblica amministrazione. E questa è la verità di questa legge. Io non mi sento di dire che questa legge è una legge buona. Ci sono leggi buone. La 286 era una legge assolutamente buona, non è stata interpretata nel modo giusto. La 29 lo era lo stesso. Ne posso fare un elenco lunghissimo, io ci lavoro in questo. E come cittadino mi sento indignato di continuare a sentire discorsi che fanno dei massimi sistemi la perfezione. Non è così. Noi dobbiamo andare in un'altra direzione, dobbiamo andare verso l'interesse dei cittadini con provvedimenti pratici, chiari, comprensibili a tutti. Scusatemi. Prego. No, se posso, lei guardava me, ma la reprimenda era ridiretta al consigliere Polidori. Però ecco, a proposito del fiscal compact, il tema del rispetto dei vincoli di bilancio è nel trattato. Nel trattato il tema della corruzione purtroppo non c'è, forse perché è un tema che i paesi dell'Europa settentrionale sentono meno, perché non hanno una situazione del... Per il resto, insomma, chiaramente posso essere d'accordo sul principio che lei esprimeva, ci mancherebbe. Siamo portavoci delle leggi stesse, è inutile che ci sono. Cioè non c'è nessun partito che dica le leggi ci sono, aiutiamoci insieme a farle rispettare. No, perché la legge non funziona, perché tutta la magistratura, ma la magistratura sono sempre esseri umani, quindi di che stiamo parlando? Ma guardi, per un avvocato il massimo del piacere è difendere un giudice. Devo dire che il consigliere Polidori, in un'ottica positiva, cercava degli aspetti utili in questa legge. Perché poi, appunto, tutte le leggi sono perfettibili. Se c'è qualcosa di buono che ci può consentire di fare un passo in avanti, beh, ben venga. Poi tutte le leggi sono modificabili. Però, ecco, Montesquieu diceva che ad ogni legge bisogna sempre porre mano in maniera attenta, quasi con timore, per evitare di fare peggio di prima. E quindi, insomma, chiaramente prendiamo quello che c'è di buono. Sono d'accordo col consigliere Polidori, cioè, per carità, tutte le norme sono perfettibili. Partiamo da questo per cercare di migliorare. Siete qui per fare l'interesse. Guardi, di a questa paese. Domanda, un consigliere della Corte dei Conti disse la stessa cosa. Siamo un dibattito. Ci hanno già fatto delle indicazioni. Delle CIA ci stanno diffidando. Grazie. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie.